credo di ma ah, sì, è fondamentale perché abbiamo detto la vigilia e anche prima di Roma iniziamo un ciclo durissimo, affrontiamo squadre da primi posti e dobbiamo dare tutto come abbiamo fatto anche con Roma, come abbiamo fatto questa sera. Poi può bastare o meno, però la squadra adesso ha una sua identità, ha una sua forza, ha una sua anima e si vede nelle vittorie, nelle sconfitte, io credo. Quindi, è chiaro che per noi tutti i punti, tutte le vittorie sono fondamentali e non possiamo guardare in faccia nessuno. Questa sera c'era una nobile, una grande squadra, una squadra di talento che la mia sensazione è stata proprio quella che si è tenuta a queste armi per la seconda parte della partita, perché ci ha fatto sfogare con la nostra pallacanestro e poi ha provato a metterci in difficoltà con un po' di tattica e stava per riuscire il piano, però grazie a Dio noi abbiamo avuto la forza emotiva di reagire. Senti, nel primo quarto nonostante si fosse una valutazione di 54-20, questi ormai sì, ti ho detto prima, abbiamo buttato alle ortiche due o tre possessi facili, ricordo una schiacciata sbagliata, ricordo un 1 contro 0 di Kyle che ha perso palla, ricordo un altro contropiede che Brad invece di passare di là la guardia l'ha passata a Ed che ha fatto passi, quelli erano 6 punti, più ora mi sembra 4, 5, 6 tiri liberi sbagliati, insomma sono tanti, troppi, ecco. Questi sono punti facili che potevano darci un altro tipo di approccio alla seconda parte di partita.